Aspetta, fammi mettere una mutanda sotto. Ma io sì, se mi metto una mutanda sotto. Che vuoi tu? Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua con un nuovo video! Yeah. Vi dobbiamo dare una notizia veramente importante. Fa vedere. Ragazze, vi confesso una cosa, qui tengo molto. Sono incinta! È incinta di una pecorella! Vabbè. Sei anche tu una pecora che produci pecore. No. Una cosa spiritosa per rispondere un po' a tutti i commenti che ci sono stati nell'ultimo video che abbiamo fatto io e Nancy assieme, ossia quello là dei vestiti indossati. Volevamo approfittare insomma delle polemiche, delle cose che abbiamo ricevuto per perché ci sono state proprio delle critiche assurde, cose proprio pazzesche, no, che fanno capire quanto le donne, a volte io amo le donne, però quanto possono essere cattive, spesso veramente proprio pungenti, taglienti. A me è dispiaciuto perché comunque Nancy è una ragazza che, lo sapete, è molto comunque timida e assolutamente non si mette in mostra. Le è stato detto sul suo Instagram, su Instagram è stato detto che io mi metto troppo in mostra, che sono stufa di vedere le mie foto che lei si mette in minigonna, cioè, se voi la seguite su Instagram lei non pubblica, infatti io spesso dico aspetta, vado come sta carina, ti faccio no, la foto mai. E dico poi la messa no, non la mette più perché si sente magari comunque in imbarazzo. Magari faccio vedere gli outfit diciamo non indossati, vestiti ma indossati, no, perché ecco, proprio non mi piace proprio mettermi in troppo mostra. In mostra, sì, esatto, cioè. Mi è dispiaciuto un po' sta cosa perché poi io dico, poi anche risposto sì, perché lei poi Instagram è molto combattiva su sì, Instagram. Sì, perché io mi piace molto, cioè di me non tanto, però difendo le persone che sono tra virgolette più deboli, cioè una persona come lei che è veramente tranquilla, riservata, non mi puoi dire che si mette in mostra comunque quando è pieno di cartelloni, sì, pubblicità, donne nude, Nancy mette la foto di un vestito, chissà come dopo che l'ho supplicata e l'ho implorata di fare quel video. Cioè ma dai, anzi pure la foto, ho detto ti prego metti la foto perché beh, io non la volevo mettere, no, mettila, stai bene. Vabbè che no, io comunque la prendo a ridere sti commenti, non è sì, che me ne faccio ovvio un problema. Lei comunque è molto protettiva verso di me, quindi magari mi ha difeso, ma sorelle, ci dispiace anche più per l'altra persona che per noi stesse, ovvio. E poi questo sketch diciamo incinta era per rispondere un po' alle cose che addirittura hanno detto a Nancy, che sembrava incinta, sì, che era panciona, aveva la pancia, non è solo il culone, anche il pancione, grazie. Oddio mio, meno male, no, che era allora, da ridere. Sì, sì, vabbè. C'è da dire questa cosa che io mi capita a volte che metto una foto e mi si viene detto che sono anoressica, sono troppo magra, sia anoressica, non troppo magra, anoressica proprio, infatti, una malattia. Cioè sì, tipo, o col pancione o anoressiche. No, tipo un giorno dopo, una settimana dopo, metto un'altra foto, wow, ma sei ingrassata, c'è il pancione, c'è il culone. Semplicemente no, sono sempre la stessa, i chili sono sempre gli stessi, semplicemente magari è cambiata la posizione della foto oppure sono vestita in un modo diverso e quindi magari sembra un po' più abbondante. Però adesso vi voglio fare questa domanda: ma è possibile che una donna deve essere per le altre donne o anoressica o cicciona con una panciona? Cioè noi siamo ragazze normali, non capisco perché le persone devono trovare sempre difetti. Se una è troppo magra è anoressica, se invece è formosa è chiattona e cicciona. Cioè, se uno mette una foto su Instagram, penso io, ok, voglio un parere sui vestiti, sulle cose, però mi sembra un po' troppo essere giudicata e magari essere offesa a dire sei una cicciona oppure ti metti in mostra, basta, ma anche non perché se ne può più di queste foto in déshabillé, addirittura mi è stato sì, scritto, come cioè io con una gonna stavo, cioè, ragazze, che cioè non sono magrissima, quindi non sono scheletrica, no, diciamo, magra, sono normale, cioè magra normale, normale, quindi magari se metto un vestitino magari si vede un po' il fianco, il sedere, fortunatamente non si vede un bel culo, cioè. Cioè, non lo so, culi. Ma la cosa bella di quando uno si mette il vestito e si vede un culo, cioè se il culo è piatto, cosa c'è di bello? C'è anche da dire quest'altra cosa. Io scherzosamente ho detto: guardate che noi ci dobbiamo mettere a rispondere a persone che non hanno nulla da fare. Vabbè, assurdo. Comunque, vabbè, però è meglio puntualizzare. Però è meglio, no, ma anche bello per farvi capire noi come siamo nei confronti delle altre donne. Noi siamo molto amiche, molto amanti delle donne. Io con le mie amiche, ma anche con semplici conoscenti, cerco di incoraggiarle anche con Nancy. Quante volte ti dico: ma dai, ma stai bene, ma io infatti bella, dico: ma no, sto sempre bene per te, dimmi la verità. No, ti lei dice bene, no, ti sta bene, cerco di fare. Invece io ricevo praticamente solo insulti e critiche da persone che non lo so. Non voglio dire che sono invidiose, perché cosa c'è da invidiare in me? Non lo so assolutamente. Sono ragazza assolutamente normale
E però perché, vedo anzi, delle cose. Io ti interrompo ogni tanto, ti voglio dire. No, ma tu fai bene. Diciamo che tu, anche se metti una foto su Instagram, non è che ti ritieni perfetta. No, quindi ci sono bellissime le persone sotto. No, tu hai questo difetto, tu hai quell'altro difetto. Mi sembra la gara che ti dice più difetti su di te solo perché ho messo una foto su Instagram. Ma io so di avere, difetti, cioè nel senso che prima di tutto non abbiamo pubblicato quel video per farci dire che eravamo belle, per farci dire che eravamo e per giudicare il nostro corpo. Noi abbiamo pubblicato quel video per far vedere i vestiti, quindi già il giudizio sul corpo è già un di più, perché noi stiamo mostrando i vestiti. Giudicate i vestiti, ok, magari a qualcuno non sono piaciuti, non rispecchia i miei gusti, ok, ci sta, ragazze, voglio dire, sono vestiti, possono piacere o non piacere, ma che tu mi vieni a giudicare il mio corpo con tanta irruenza perché magari si vede la posizione della videocamera, l'ho detto, era messa male. Ok, era messa male, ma a noi non c'è neanche importato di metterla bene sta videocamera, perché noi ci volevamo solo divertire. Non era un video di top model che faceva una passerella, si vedeva, ridevamo nel video, magari io mi sono messa storta e si è vista un po' di panza. Ma chi se ne frega? C'ero tranquilla, camminavo. Non abbiamo il cameraman della Rai che ci posiziona la videocamera per sembrare magre, oppure magari digiuniamo tutto il giorno per così la nostra pancia è magra che dobbiamo fare il video su YouTube, oppure facciamo il video con la pancia indietro così senza respirare e poi dopo finito il video sai, tipo così poi mangi dopo perché non mangiavi da due giorni. Mangio anche questo, c'è da dire. Allora, noi siamo ragazze normali che non vogliamo essere non ci importa di essere magre, magrissime, che si vedono le costole, non ci importa. Noi siamo ragazze che mangiamo e mangiamo bene, mangiamo pizza, mangiamo pasta, mangiamo tutto, non ci cibiamo di frutta e verdura, non ce ne frega. Ci piace anche un po' di più la forma, però il gioco non vale la candela, non facciamo digiuni, non ci piace. Noi mangiamo sano, mangiamo bene, ma mangiamo molto e ci alleniamo, quindi noi ci alleniamo in palestra per avere le forme, per avere il culone, per essere sode e formose. Cioè io ad esempio parto da una base mia di costituzione con le gambe tipo scheletrini, braccia piccoline, fatico, il mio culo di nascita è un culo piatto che fa schifo, è piccolo, quindi se voi mi avete detto che sono culona, io sporo i fuochi, io sono contenta perché vuol dire che i miei sacrifici di alzare chili in palestra stanno rendendo, perché vabbè, io non ho il culone impossibile perché me l'hanno detto giusto, me l'hanno detto a me, non a te, vabbè, stavo soltanto così un po' lontano. Comunque chi mi dice che ho il culone, grazie, vi regalo 1000 euro perché sono felicissima di questa cosa. Vabbè, non vediamo sempre i difetti nelle altre donne, questa è la morale di questo video, e soprattutto non giudichiamo sempre le altre donne, diventiamo complici fra di noi, facciamo complimenti, incoraggiamoci, qua nessuna si sente Belen, perché se vogliamo neanche Belen, anche Belen c'ha i suoi difetti, anche Belen non merita insulti e cose, perché sicuramente anche lei se li vede allo specchio, figuriamoci io mi vedo 3000 difetti, però cerco di trasmettervi positività, di trasmettervi il fatto che non bisogna essere perfetti per postare una foto su Instagram o per fare un video di vestiti. Cioè, sì, non facciamo diventare YouTube come la televisione, esatto, oppure come le passerelle, che per forza le persone devono essere magrissime, perfette, cioè, col trucco perfetto. Allora, siamo ragazze normali che fanno video su YouTube. Noi siamo ragazze normali che mangiamo e facciamo una vita, perché noi dobbiamo anche studiare, dobbiamo lavorare, dobbiamo fare questo, quindi abbiamo bisogno di mangiare, non possiamo campare di insalata per poi avere la vita piatta e fare video su YouTube. No, non è prerogativa di YouTube essere magrissime, no, se non puoi fare un video, non penso. Veramente non dovrebbe essere prerogativa di vabbè, lui, magari sulle passerelle si deve essere magre, e dobbiamo slanciate. Sconfiggere questa cosa, perché anche in passerella si devono vedere ragazze come tutti i giorni che si vedono, anche un po' formose, che poi la donna formosa è più bella. E stavo dicendo questa cosa prima, mi sono dimenticata, che io scherzosamente ho detto se non hai il culo non si femmina, e tu ragazzi io ho il culo piatto però sono femmina comunque. Ma ragazzi, non ho battuta, c'è l'ironia questa sconosciuta, ridete un po' che la vita è amara, ve lo diciamo, dico che lei, Carlita, ha questo modo magari serio, però fa delle battute, quindi magari questo che non capisce nella ma le scherza magari comunque. Da adesso in poi metterò i sottotitoli, magari dopo scrivi questa era una battuta, esatto, non ero seria. No, perché anche ho detto Nancy è una culona. Nancy non è vero che è una culona, è magra, perché hai detto che è una culona? Vabbè, scherzavo, è mia sorella, voglio dire, quindi si sa che scherzo. Ragazzi, comunque c'è stato, diciamo, un caos, sì, sotto questa foto, sì, che ho pubblicato, sì, su Instagram, di questo vestitino, 100 commenti di gente che si sputava, ma anche sotto al video, anche sotto al video lo stesso, al di là del fatto del assurdo, di troppo
fu, ah, poi c'erano parolacce proprio. Parolacce soltanto perché certi atteggiamenti si potevano evitare. Allora, quel video è stato un video per pariare. Ma come il 90% dei nostri video a voi piacciono, io sono sicura, perché noi ci divertiamo, siamo spontanee, non siamo impostate. Come è nato quel video? L'avete visto anche nel vlog che abbiamo caricato il giorno prima. Dobbiamo fare sto video, è arrivato sto pacco, facciamo vedere questi vestiti. A volo, mettiamo la video con vestiti carini, colorati, ok, proviamo. Lo facciamo, ma giusto per divertirci, ma poi abbiamo messo la videocamera, mica ci mettiamo, oh, adesso mettiamo la videocamera così, mi raccomando, tira. No, l'abbiamo messa come, ma non ci importava, perché non siamo qua, non dobbiamo fare emissità, non è un concorso. Anzi, nell'ultima parte del video non eravamo nemmeno le scarpe, eravamo più scarpe, sì. Perciò io cadevo, che molta gente ha detto, non mi sei piaciuta nell'ultima parte del video come sfilavi. Io stavo senza le scarpe, ha detto di voi di sì, ma che è la passerella. Allora vi faremo vedere un altro video tipo sfilata. Come voi vorreste che fosse, cioè mettiamo tutta la videocamera precisa, ma io chiamo proprio il cameraman della Rai, qua mi faccio posizionare la videocamera, divento Belen Rodriguez, facciamo un video tipo sfilata. Però alla fine non è divertente, non ci vedete realmente come siamo così. Cosa fa, ragazze? Siamo belle qualsiasi taglia, in qualsiasi modo, in qualsiasi posizione. Però noi là ci siamo veramente liberamente espresse, ci siamo divertite, soprattutto la parte finale. È vero. Là è così. Dimostra proprio noi come siamo, io e lei. A piedi scalzi camminavamo. Nella vita di tutti i giorni, che io ti prendo in giro, che ci buttavamo, che scherzavamo. Io quella scena la potevo invece togliere. Invece loro magari mi hanno interpretato, loro hanno interpretato questa scena come da P, da T, hanno detto sì, questa scena da P, da si T. Si potevano evitare queste sceme, cioè no, ragazze, io sto a casa mia con mia sorella a divertirmi, con i vestiti, a fare le sceme, che ci divertiamo e siamo felici. Ma qual è il problema? Per me la videocamera è come se non ci fosse, sono spontanea e naturale, cioè noi siamo così come ci vedete nella videocamera, quindi perché ci dovete imporre di essere perfette? Non fermate la nostra gioia di vivere, esatto. Sì, siate sorridenti, siate non cercate sempre di abbattere gli altri, siate positive come... Lo sai che c'è... esatto, e no, ma pure tu, perché no, tu, anche tu sei diciamo, positiva. Io cerco di essere allegra, positiva, perché sì, magari offendere un'altra persona, comunque al di là dello schermo siamo due persone, non siamo due esseri e comunque se dovete offendere, offendete me e non mia sorella. No, vabbè, nemmeno lei. No, ma di non offendete nessuno. Vabbè, dai. Non offendete nessuno proprio in generale. Perché poi, tra l'altro, vabbè, la solita tiritera, queste persone che ci hanno offeso, addirittura pitti e cose varie, ce l'avrebbero mai il coraggio di dircelo in faccia? Ah, no, no, solo dietro lo schermo, solo dietro al computer, hanno scritto mille cose sul telefonino, così, mille cose offensive. Ragazze, mi raccomando, supportateci con tanti pollici in su se pensate che le donne debbano essere amiche, solidali e naturali e spontanee, perché comunque nei video non si usa Photoshop, non si usa niente. E non fa niente se nella posizione si vede un po' di pancetta. L'importante è che fai vedere la tua pancia piatta. Io ragazze, piatta, cioè una tavola, pancetta. Non ho mai avuto posso aver avuto il culone. Il culone ok, ma la faccio proprio zero. Basta. Però magari ecco la postura sbagliata, quella ce l'ho. Io non vero, me la posso alzare perché curva, ho la gonna, quindi se me la si vede no, la faccia. Però è anche la mia abbastanza piatta. Ma anche se non fosse piatta, no, ci non lo puoi fare il video su YouTube. Non lo puoi fare se hai la pancia. Cioè, smettiamola, smettiamola proprio. Ma i video come la modella, come la soubrette in TV, qualsiasi taglia si ha, qualsiasi si può fare. E poi, secondo me, io continuo a dire che le forme rendono più femminili. A me piacciono le donne, solo sto dicendo che se una è troppo magra si merita, perché pure a me, pure io ho pubblicato delle foto in cui mi veniva detto che ero anoressica, che sembravo troppo magra, e quindi io ci sono rimasta male, che poi l'anoressia è comunque una malattia e non mi hanno detto, quindi io non mi metterei mai a dire a una persona sei troppo magra, sei anoressica, no. Ognuno è bello a modo suo, vi sto dicendo soltanto non vi applicate sui modelli di bellezza troppo magri. Pesate bene le parole, pesate bene le parole, mangiate, vivete, siate felici e siate naturali come siete. Non vedete una ragazza che magari è così magra e volete somigliarle. Siete belle così come siete. L'importante è che siete felici, magnate e ridete. Che la cosa questo è un canale di bellezza, quindi esatto, ovviamente noi non è che puntiamo tutto sulla bellezza, perché ci è stato detto pure c'è altro oltre il culo, c'è altro oltre la pancia. No, ragazze, lo sappiamo benissimo. Facciamo 300.000 cose oltre YouTube, quindi e questo però è dedicato alla bellezza, esatto, all'allegria, al canale, quindi certo, siamo così. Vabbè, quelle poi sono le classiche moraliste, che quindi perché vedono che noi ci divertiamo, facciamo così, però
poi tutte le altre fasi del che noi abbiamo fatto nella nostra vita, quando comunque ci siamo laureate, quando comunque abbiamo fatto tante cose, e anche adesso quotidianamente noi non mica siamo sempre così giocarelloni, abbiamo anche momenti di serietà, abbiamo anche noi i nostri problemi, certamente non ve li veniamo a raccontare a voi vogliamo dare solo il meglio per farvi ridere e farvi stare bene, e ringraziamo tutte le ragazze che ci hanno apprezzato, importantissimo, ringrazio io particolarmente tutte le ragazze che hanno fatto i complimenti a me, mi hanno inondato di complimenti, devo dire la verità, grazie, grazie mille, e l'hanno incoraggiata a essere meno timida, essere più spontanea, perché anche lei comunque mi hanno detto proprio continua a fare questo tipo di video, ci è piaciuto il vestito, e addirittura ci hanno chiesto di fare il lookbook, hanno detto dovete fare il lookbook, e sì, ho detto no, ma dai, non lo so, mi piace come idea, se lo volete il lookbook estivo Nancy e Carlita metteteci tanti like che ve lo facciamo, però casereccio, cioè non mi dite che mi devo mettere a posizionare la videocamera, oppure quindi... non è che andiamo in California a fare, no, servizio fotografico a casa per strada, così insomma, giusto per, però facciamo per magari dei look un po' più casual, sì, più esatto, simpatici, magari possiamo così confrontare i nostri look, sì, il mio che è un po' più stravagante, il tuo che è un la po' nonnina, più, e così avete delle varianti. Vi lasciamo con una citazione che secondo me è bellissima e molto appropriata: se imparaste a costruire voi stessi con lo stesso impegno con il quale cercate di demolire gli altri, sareste meravigliosi. E io vi invito sempre a costruire e a dare cose positive. Distruggere gli altri, distruggere non serve a nulla. E porta al male. E porta al male, vi rende brutte persone. Quindi, e viva la positività. Finito il sermone. Finito il sermone. E adesso facciamo un bel... Pecorella, la pancia di Nancy, la pecorella scalpita, vuole uscire. Vi mandiamo un bacio grande, ragazze. Ciao.